Allora, eravamo arrivati a questo punto. Parliamo, ricordiamocelo, del documento dei requisiti. Quindi un documento, un insieme di documenti che dovrà raccogliere tutti i requisiti del nostro sistema. Finora stiamo parlando di che cosa sono i requisiti, che caratteristiche devono avere delle rappresentazioni, dei modelli, delle descrizioni, affinché noi li possiamo chiamare requisiti e vantarcene. Allora, se vogliamo metterle in ordine, questo è un elenco, no, di qualità che dovrebbero avere dei buoni requisiti. Quindi in qualche modo quando scriviamo una frase che descrive come il sistema si dovrebbe comportare, dovremmo mentalmente quantomeno spuntare tutte queste qualità per verificare se la nostra frase che abbiamo scritto, il nostro paragrafo, il nostro capitoletto soddisfa questi requisiti oppure se vada migliorato da questi punti di vista, no? Vediamoli uno a uno, okay, questo è solamente l'elenco, adesso nelle slide successive li apriamo uno per volta. Beh, il primo, quasi quello ovvio, requisito, è ovvio ma non è banale, è che i requisiti dovrebbero essere corretti. Cioè, se io scrivo una cosa nel mio documento dei requisiti, e beh, quello deve rappresentare il vero comportamento che il sistema informativo dovrà avere. Non devo scrivere un requisito che richiede al sistema informativo di fare la cosa sbagliata. Ovvio, no? Ma non banale, come dicevo, perché non è automatico, no, che io riesca a catturare, a scrivere, a descrivere le cose nel modo corretto. Anzi, questa, se vogliamo, è la sfida maggiore, descrivere la cosa giusta, descriverla nel modo giusto. Ricordate l'esempio dell'altalena che avevamo nella figurina la volta scorsa, ciascuno, per ciascun punto di vista, è la cosa giusta, è ciò che ha capito, è ciò che ha pensato, no? Però quindi in qualche modo ogni requisito che io esprimo nel documento dei requisiti deve essere un requisito che il sistema software dovrà realizzare, e chiunque può, analizzando questo requisito, comprendere il sistema che ha descritto e valutare se questo sistema sia essenzialmente quello giusto, quello che lo si voleva, che si voleva realizzare. Questo forse è più facile, anche se non mai banale, ma è più facile ai livelli alti dove sto descrivendo il sistema in senso generale, perché è più facile capire se c'è una frase sbagliata, salta all'occhio in un documento di una pagina o due pagine in cui mi sto concentrando per verificare se è corretto. Però quando da lì entro a livelli di dettaglio inferiore, vado a vedere verso i requisiti più di sistema, quindi più dettagliati, capire che quel requisito al punto 3.8.12 sia corretto, cioè rappresenti correttamente ciò che è la funzione generale del sistema, richiede un pochino di fatica in più, ecco, non è automaticamente evidente, perché poi i vari singoli requisiti diventano talmente dettagliati che in qualche modo si perdono, no? Nel mare di tutti i requisiti possibili. Qui da un accenno del tipo del fatto che è più facile riuscire a controllare questa catena di correttezza se i requisiti sono svolti in modo tracciabile, cioè se il documento dei requisiti ha una sua tracciabilità interna. La tracciabilità si può intendere da diversi punti di vista. Questo è il far risalire a un requisito di dettaglio il motivo per cui è stato messo lì, cioè qual è il requisito più generale a cui lui si appiglia. Cioè, io ho scritto in pagina 206 questa cosa perché a pagina 3 c'era scritto che, no? In modo che ci sia una traccia del fatto che è stato messo dentro per un determinato motivo, per soddisfare un certo requisito di alto livello, per soddisfare, per carità, un requisito di dominio, un requisito legislativo, un requisito tecnologico che abbiamo espresso ad alto livello. Questo comporta, implica che quando scendo più a basso livello ci siano certi requisiti, no?
e quindi questo potrebbe aiutarlo, ma in realtà appunto dobbiamo sempre chiederci se il sistema che stiamo descrivendo sia quello che si aveva in mente. L'altra caratteristica che già abbiamo accennato più volte è che i requisiti non devono essere ambigui, devono essere interpretabili in un modo solo. Una frase, se la leggiamo in 10, o in quanti siamo qua dentro, se la leggiamo in 80, 90, 100 persone, capiamo tutti la stessa cosa. Anche un'altra, anche qua un'altra sfida mica da ridere, no? Scrivere le frasi in modo che possano essere interpretate in un modo solo. Interpretare significa, da un lato, avere chiara la conoscenza dei termini. Se io parlo di fattura o di ordine, dobbiamo essere sicuri che intendiamo la stessa cosa. E a questo serve il modello concettuale, il glossario che facciamo, che serve per ridefinire, o meglio, specificare meglio il significato dei termini. Perché se con i sostantivi già non ci capiamo, poi la frase è chiaro che ognuno la interpreta in modo diverso. Quindi c'è un problema di uso corretto e ben definito dei termini, del dominio, e ovviamente di costruzione della frase. Frasi semplici, dirette, chiare, affermative, non mai possibiliste, ah ma potrebbe, ma forse, ma talvolta, no, sono tutte cose che non... Ogni caratteristica del prodotto finale dovrebbe essere descritta da un punto solo, da una specifica sola, da una frase sola, no? Da un termine nel senso anche matematico, no? una formuletta, una frasetta unica, cioè avere quasi la corrispondenza 1-1 tra ciò che il sistema deve fare e l'elenco dei requisiti, no? Questo significa anche, tra l'altro, lo vedremo dopo, che non ci sono duplicazioni. La stessa cosa è detta in un punto solo, non è detta sparsa in 3-4 punti diversi. Quindi questa è l'altra, questi primi due punti sono di sicuro i più importanti. Corretto e non ambiguo. Hanno a che vedere sì con il modo di scrivere, ma soprattutto con l'aver definito bene, aver ben chiaro qual è lo scopo del sistema e quali sono i termini, le parole glossate che si usano. Questi sono, se vogliamo, i cardini. Poi ci sono altre qualità altrettanto valide, come la completezza. Completo, cioè un requisito, o meglio a questo punto un insieme di requisiti, perché un requisito da solo non può farcela, un insieme di requisiti è completo quando non lascia nulla di non specificato. Quando qualunque aspetto rilevante del sistema informativo è descritto da qualche parte, lo possiamo ritrovare in qualche requisito. E quindi non c'è nulla di sottinteso. Non c'è nulla di, ma sì, è ovvio che sia così, no? O lasciamolo dire a qualcun altro dopo. Quindi tutti gli aspetti importanti, compresi i requisiti interni, i requisiti esterni, quindi quelli che arrivano dal dominio o quelli che arrivano dal sistema, sono stati espressi. E il sistema, e questa specifica, va a includere tutte le funzionalità, ma anche tutti i casi particolari di ciascuna delle funzionalità. È facile descrivere il caso normale. Arriva, cos'è che dicevamo altre volte, l'iscrizione degli studenti. Arriva lo studente, prende il modulo, si iscrive, paga il bollettino, finisce lì. Processo di 4-5 passi, va bene. Ma poi devo andare a considerare tutti i casi possibili e immaginabili. E se questo qua era già iscritto 18 anni fa e poi ha fatto la rinuncia agli studi e poi ritorna e vuole recuperare un esame di inglese? Allora qual è la procedura da gestire in questo momento? Se il tizio ha fatto domanda, mi ha anche pagato le tasse, ma poi cambia idea, rinuncia, vorrebbe rimborso? Cosa capita se questo tizio in realtà, non me ne sono accorto se era già iscritto, vuole iscriversi di nuovo alla stessa laurea, cosa che ovviamente è vietata dalla legge? Tutto ciò che può andare storto o in modo, diciamo, anomalo o non secondo il filone principale va previsto.
cosa deve fare il sistema in questo caso? Allora, lo devo specificare a monte. Quindi, molto spesso ci si mette nell'analisi di un sistema, si parte facendo il caso normale e poi per ciascun punto di questo caso normale si chiede se cosa succede se questo non viene fatto o se l'esito di questo è diverso, è sbagliato, è incompatibile con qualche cos'altro. Quindi dobbiamo tenere presente tutti i casi e tutti, qui parla degli input, tutti gli ingressi, tutte le richieste che possono arrivare dai vari utenti vanno considerate e va considerato se il sistema si deve comportare in modi diversi e se sì in quali. Sia input corretti che input errati. Per cui un conto è la persona che si vuole iscrivere, che ha però una storia, un passato complicato e per cui va trattato in modo diverso. Oppure la persona che si iscrive e sbaglia a scrivere il nome e il cognome, quindi non viene riconosciuto dal sistema, o il bollettino anziché da 80 euro lo fa da 70, e quindi quel dato lì è un dato immesso, c'è ma è sbagliato, e quindi come lo gestisco, no? E così via. La completezza è un obiettivo che non prendiamoci in giro, non viene mai raggiunto, no? C'è sempre qualcosa, perché l'unico sistema descritto in modo completo è già il sistema finito, funzionante, in cui so dirti esattamente come si comporta in ogni caso, perché basta farlo funzionare e vediamo come si comporta. In fase di specifica posso mirare a essere il più completo possibile, ma sarà quasi inevitabile che qualche cosa mi sfugga, proprio perché sto lavorando a livello più alto, più astratto, non ho il codice, no? Con tutti gli if possibili e immaginabili, con tutti gli errori possibili e immaginabili che possono capitare. Però cerchiamo perlomeno di essere più completi possibili. Quindi questo, come dicevo, sono indici di qualità dei requisiti. Un insieme di requisiti più, maggiormente completo è sicuramente preferibile a un insieme che sia incompleto. Tra l'altro, incompleto e ambiguo sono parenti. No? Perché un requisito, tornato indietro di una pagina, un requisito può essere ambiguo perché è scritto male, perché non ho definito bene i termini. Ma può anche essere ambiguo perché in una determinata condizione non mi dice cosa devo fare. E quindi poi chiunque lo legge lo può pensare che in quella condizione si svolgano cose diverse. Ma questo perché non è completo, perché non c'è tutta l'informazione che serve e quindi chi legge è obbligato a metterci del suo. E quando chi legge ci mette del suo, non è detto che 100 persone ci mettano esattamente la stessa cosa. Un altro requisito che sembra quasi scontato è che i requisiti siano coerenti al loro interno. Cioè, non sia possibile trovare un documento di 200 pagine di requisiti due frasi che siano in conflitto tra di loro, che dicano cose incompatibili tra di loro. Questo è ciò che vorremmo. Vorremmo evitare che a pagina 17 ci sia scritto che il sistema deve essere verde e a pagina 182 ci sia scritto che il sistema deve essere rosso. Perché altrimenti non sappiamo, di nuovo, questo porta di nuovo nel suo complesso un'ambiguità. Non so quale delle due è quella giusta. Poi, se c'è scritto rosso e verde è anche facile da rilevare. A volte il conflitto è più subdolo, no? E viene detto con parole diverse, ma poi la conseguenza è che prescrive due cose diverse sullo stesso elemento. Quindi ad esempio sull'interfaccia utente, no? Dire che un determinato elemento, immaginiamo che oggi stiamo facendo il modello concettuale e definiamo un elemento che abbia certe caratteristiche, certi attributi con certi tipi di dato. Tra 6 mesi ci sarà qualcuno che disegna la pagina web che contiene i dati per immettere o per visualizzare quell'elemento. Allora, ci deve essere una coerenza tra il fatto che ci sia un campo di un certo valore e l'elemento grafico che sia in grado di immettere quel campo di quel valore. Se ho detto che il nome può essere lungo al massimo 50,
esempio stupido, il nome può essere lungo fino a 50 caratteri, la casella di testo non deve accettare cose da 51 e non deve bloccarsi dopo che ne ho inseriti 30. Cioè, la coerenza, se vogliamo, anche a basso livello del tipo di oggetti implementativi che uso per rispettare dei vincoli più di alto livello. Altre fonti di incoerenza quando si usano termini diversi per indicare la stessa entità. Quindi noi stiamo dicendo che questo documento dei requisiti è un documento estremamente noioso. Stiamo dicendo che deve seguire esattamente il contrario quasi delle regole della prosa. Cioè, io quando scrivo del testo normale cerco di evitare le ripetizioni, di scrivere delle frasi variando anche un po' la costruzione, frasi anche un pochino articolate in modo da mantenere un filo logico del pensiero. Qui invece sto dicendo il contrario. Se una cosa la usi, si chiama con un termine, userai quel termine e solo quello in tutto il documento. Non userai mai sinonimi, non userai mai perifrasi, non userai mai analogie, userai sempre il suo nome. Le frasi saranno tutte corte, brevi e dirette, eccetera. È una cosa che se uno la leggesse per piacere, no, piuttosto si spara. Scusate, c'è ancora questo punto da commentare. L'incoerenza può essere un'incoerenza tipologica o temporale, noi lo capiamo perché abbiamo già visto il modello di processo. Logica è, appunto, chiedo due cose che siano diverse, rosso o verde. Temporale è relativa all'ordine con cui vengono richieste le operazioni. Se in una parte dico che l'utente registrato può, che ne so, selezionare il corso di laurea e dall'altra dico che il processo di registrazione permette di selezionare il corso di laurea, che sembra quasi la stessa cosa. In realtà nella prima frase ho detto che l'utente registrato, quindi si è già registrato, dopo può selezionare il corso di laurea. L'altra frase che ho detto invece diceva l'utente può registrarsi e nella registrazione specifica il corso di laurea. Quindi l'utente non è ancora registrato, prima specifica il corso di laurea e dopo quindi si può registrare. Cioè la sua richiesta di registrazione, quindi lui non è ancora registrato, comprende anche la scelta del corso di laurea, che quindi avviene prima che lui venga registrato. E leggendo le frasi in fretta uno non se ne accorge quasi, dice sì, vabbè, si registra, sceglie il corso di laurea, ma quale viene prima e quale viene dopo? Quindi anche qua possono esserci dei conflitti. In entrambi i casi si dice la stessa cosa, però si esprime una dipendenza temporale che è inversa in un caso rispetto all'altro. E dobbiamo fare attenzione. Questa coerenza interna avviene tra requisiti diversi. Mentre, torniamo indietro, la correttezza si può verificare per ogni singolo requisito. L'ambiguità si può verificare per ogni singolo requisito. Si capisce o no? Si capisce in modi diversi o no? La completezza invece va valutata sull'intero insieme dei requisiti. La coerenza, anche qua, va valutata sull'intero insieme dei requisiti, ma in realtà a coppia, due a due. Questo è coerente con quell'altro? Se parlano della stessa cosa, dicono cose coerenti o dicono cose in conflitto? Uno dei problemi che salta subito all'occhio è che la completezza e la coerenza sono due cose che, raccontate così a parole, sono qualità che ci piacerebbe vedere, ma spesso sono in conflitto tra di loro. Più si cerca di essere completo, più aggiungo informazioni e più è alto il rischio di non essere più coerente, perché le informazioni che aggiungo vanno in conflitto. Quindi in pratica, no, è quasi impossibile avere un documento di requisiti che sia veramente completo e non abbia nessuna incoerenza al suo interno. Questo purtroppo, man mano che aumenta il dettaglio, aumentano esponenzialmente le possibilità, le combinazioni, no, di informazioni che siano tra di loro in conflitto. È chiaro che questi conflitti verranno poi tutti risolti nella fase di implementazione del sistema, perché poi il sistema o fa una cosa o fa l'altra. Quindi ogni volta che c'è un'informazione mancante, non c'è scritto cosa deve fare il sistema,
o che ci sia un'informazione conflittuale, cioè in due posti diversi sono scritte cose diverse, e poi è nelle mani, più o meno coscientemente, di chi realizza il sistema, scegliere una di queste alternative, o tra le alternative possibili non specificate, o tra le alternative possibili specificate ma in conflitto tra di loro. Perché poi il sistema realizzato, appunto, di cose ne fa una sola a fronte di certe condizioni, è deterministico nel comportamento. Il problema nasce nel momento in cui chi sviluppa il sistema, come dicevo, di sicuro prende una scelta, ma si sta rendendo conto che sta prendendo una scelta? Come sempre, la parte più importante è rendersi conto che qua ci sono varie alternative e ne sto scegliendo una scartandone delle altre. E allora, se mi rendo conto che sto facendo questo in fase di progettazione, mi pongo anche la domanda: sì, ma la scelta che sto facendo può essere condivisa da tutti? Oppure io vado a costruire l'altalena in un modo e qualcuno in realtà, o il committente, l'avrebbe costruita in modo diverso, avrebbe fatto una scelta diversa in quel punto. Quindi alla fine torniamo sempre alla correttezza, al fatto che alla fine è costruito il sistema giusto. È inevitabile, nel senso che qua non stiamo facendo matematica per cui alla fine posso costruire un sistema di equazioni che risolvo il risultato, stiamo facendo progettazione. Partiamo da informazioni incomplete e incerte e talvolta leggermente contraddittorie per arrivare a un sistema definito, certo, preciso, speriamo giusto. Okay, tutte queste qualità ci aiutano a far sì che alla fine si arriverà al sistema corretto, quello che si voleva prima. Ok, questo per quanto riguarda la parte statica dei requisiti. Poi però immaginiamoci che un sistema non si costruisce dalla sera alla mattina con l'aiuto di una bacchetta magica, ma si costruisce nell'arco di mesi di lavoro da parte di persone diverse, e si costruisce con un budget che non sempre è tutto disponibile all'inizio. Allora, cosa succede? Succede che io oggi penso a un sistema che farà mille cose. Facciamo l'analisi di tutto il sistema, scriviamo i requisiti e poi di queste mille cose, beh, cominciamo a farne 100, andiamo in produzione tra 6 mesi con le prime 100 e poi, se le cose vanno bene, nei mesi successivi le aggiungeremo. No? Quindi lo sviluppo di un sistema non è monolitico o tutto o niente, ma è quasi sempre incrementale. Per sviluppare il sistema in modo incrementale però devo averlo pensato tutto dall'inizio. Non posso pensare solamente alle prime 100 funzionalità, poi quando sono realizzate penso alle 100 successive. Perché poi di sicuro dovrò andare a rifare dei pezzi vecchi, perché il sistema dovrà prevedere delle operazioni o delle informazioni, dei concetti che prima non erano previsti. Quindi conviene sempre, più possibile, pianificare in anticipo per poi eventualmente realizzare, ma come si fa con tutte le opere di ingegneria, no? Pensate alle opere pubbliche, i progetti delle strade, eccetera, si fa il progetto all'inizio e poi lotto per lotto lo si realizza, seguendo il progetto originale e poi magari integrando qualcosa in più a livello di progetto esecutivo, perché si hanno poi maggiori informazioni più a ridosso dell'implementazione. E qui è lo stesso. Qui noi specifichiamo l'intero sistema e ne realizziamo una parte iniziale. Quindi ogni requisito dovrà avere un ranking, una priorità, un voto, un'importanza diversa dagli altri. Ci sono requisiti che devono essere fatti nella prima versione. Ci sono requisiti che possono aspettare la seconda versione, ci sono requisiti che, vabbè, se abbiamo tempo mettiamoli dentro, se no fa lo stesso. No? In modo che sia in fase di pianificazione, che soprattutto in fase di ripianificazione, cioè quando mi accorgo che sono dei casini, sono in ritardo,
devo togliere qualcosa perché sennò non arrivo in tempo. Che cosa tolgo? Allora, voi immaginate un progetto, anche grande, che arriva a un mese dalla scadenza e ci sono ancora 1000 problemi. E qualcuno deve prendere la decisione che dice, vabbè, delle 100 caratteristiche che abbiamo promesso riusciremo a farne sì e no 80. Poi qualcuno ovviamente dovrà andare a negoziare col committente questa cosa. Il problema è che se in quel momento lì, di massimo caos e massima pressione, ti metti ancora a discutere su quali sono le cose che devi togliere, che non ci saranno nella prima release, non ne esci più. Perché a quel momento lì tutto sarà indispensabile da un lato, e tutto sarà da parte di chi lo chiede, e tutto sarà impossibile da parte di chi lo deve realizzare. Si va muro contro muro, non se ne esce. La soluzione qual è? È deciderlo prima. Vediamo i vari requisiti. Poi questi requisiti, alcuni saranno sottolineati in rosso, questi qui ci devono essere per forza. Altri li mettiamo in giallo, altri li mettiamo in non so, giallo tratteggiato, puntinato, altri li scriviamo in grigino semitrasparente, sto ovviamente cercando di visualizzare cose che sono codificate sotto forma di numeri, 1, 2, 3, 4. Diamo un ranking, una priorità, un'importanza relativa ai vari requisiti. Nel momento in cui ci sarà da tagliare, sappiamo già che taglieremo dei requisiti meno importanti. Quindi è una guida, i requisiti non sono da implementare dal numero 1 al numero 1000, ma sono da implementare partendo da quelli più importanti. L'insieme dei requisiti essenziali sono quelli che costituiscono l'ossatura del prodotto, del sistema informativo, che gestiscono i processi principali. Poi i requisiti aggiuntivi servono magari per rendere i processi più snelli, dare degli automatismi, delle facilitazioni in più, delle parti che magari non servono subito e arriveranno in un secondo momento. Quindi questo è una guida allo sviluppo che serve anche in qualche modo da strumento di ripianificazione concordato tra il committente e il realizzatore. Identificare per primi, prima che si cominci il lavoro, quando siamo ancora amici, quali sono le parti eventualmente sacrificabili del lavoro. Sacrificabili in termini di tempo ovviamente, non di risultato, nel senso che se io ti ho pagato per avere quel risultato lo voglio, però magari tu mi dici che non ce l'avrò per la data di consegna, ce l'avrò 2 mesi dopo. Quindi questa è la ovviamente dobbiamo immaginarci che il sistema nella sua parte essenziale, quindi comprendendo solamente i requisiti essenziali, sia funzionale, sia utile, faccia qualcosa di utile, no? Tra l'altro quello che si scopre è che le funzionalità di un sistema si comprendono via via che il sistema viene utilizzato. Per cui ciò che succede è che i requisiti, vabbè, quelli essenziali li metto nella prima versione del prodotto. Poi quando gli utenti cominciano a usarli, mi rendo conto che ci sono altre funzionalità a cui magari non avevo pensato, o a cui avevo dato un'importanza marginale, che invece sono più richieste o più necessarie. E quindi questo elenco dei requisiti deve anche lui evolvere, e le priorità relative, le importanze relative evolveranno anche sulla base dell'uso che ne fanno gli utenti. Questo se ho messo in piedi un processo che in qualche modo poi parli con gli utenti, no? Dia voce agli utenti in modo che possano esprimersi sul sistema che sto costruendo. Altra caratteristica dei requisiti, di cui avevamo già anche accennato, è la verificabilità. Cioè deve essere noto come fare a verificare requisito per requisito se esso sia soddisfatto dal sistema finito. Quindi la verificabilità la penso in fase di consegna del prodotto, anche se poi dal punto di vista degli sviluppatori viene anche usato in fase di verifica di test, di componenti, di integrazione, eccetera. Ma in questa fase la pensiamo in fase di accettazione. Il sistema informativo è finito, bene, io ho il mio elenco di requisiti, il mio sistema sul tavolo, parto dal requisito 1 e vediamo se è soddisfatto. Come facciamo?
Beh, per ogni requisito deve essere evidente, nel senso che o è scritto o è ovvio come si deve fare. Deve essere evidente una procedura, e qui c'è scritto di tempo finito, non infinito, e di costo ragionevole, attraverso cui, attraverso una procedura attraverso la quale una persona, o quando siamo fortunati un sistema automatico di test, possa verificare che il sistema rispetta quel requisito. Semaforo verde sul primo, passiamo al secondo. Secondo requisito cosa dice? Ok, verifichiamolo. Semaforo verde, passo al terzo e così via. Alcuni di questi requisiti, come c'è anche suggerito qua, potrebbero essere verificati in modo automatico, ad esempio attraverso meccanismi di unit testing, di testing automatico. Altri invece richiedono un umano che vada a simulare operazioni che vengono svolte dall'utente con dei dati, alcuni dati giusti, alcuni dati sbagliati, alcuni dati anomali, no? Che provino ovviamente tutti i possibili percorsi che il sistema può svolgere. Un requisito che non sia verificabile è inutile. Se io scrivo il sistema deve rispondere in modo rapido, non ho scritto nulla, ho sprecato inchiostro. Se io scrivo il sistema deve fornire diverse modalità di registrazione e poi non le elenco, non ho scritto nulla. Perché non è in fase finale, non sarà poi possibile determinare il sistema è rapido. Per me è rapido, per te no. Ma io lo voglio più veloce. No, invece secondo me è veloce abbastanza. Come ne usciamo? Non ne usciamo. Ok? Capite che tutto questo serve a evitare il classico mercato delle vacche che si fa per il tiramolla, che si fa. Allora, il tiramolla lasciamolo fare al marketing che definisca il prezzo, ma sui contenuti tecnici, che cosa deve fare il sistema, cerchiamo di evitarlo. Quindi c'è un requisito che non sia verificabile è inutile. Poi, come caso particolare, un requisito che sia ambiguo in partenza di sicuro non è verificabile. Perché se può voler dire due cose diverse non potrà essere certa la sua verifica. Perché io lo verifico con un'interpretazione 1, lui in realtà fa l'interpretazione 2 e quindi il risultato che mi dà, vero o falso, non è per noi significativo. E quindi se vogliamo, di conseguenza, le requisiti ambigui a loro volta sono inutili. I requisiti dovrebbero essere modificabili. Gli ultimi requisiti non modificabili erano i 10 comandamenti, no? Da allora non sono più stati cambiati, ma tutto il resto è suscettibile di essere modificato. Perché? Ma perché sono cambiate le esigenze nel frattempo? Ma perché mi accorgo che ci sono degli errori, delle duplicazioni, delle incongruenze? E quando me ne accorgo? Me ne accorgo quando li uso. Perché le cose, finché le scrivo, sono sempre tutte belle. E quando qualcun altro le legge, che comincia a dire, ma cosa ha scritto questo? Quando cerca di capirci qualcosa. No? Succede tutte le volte che date un esame. Quando io scrivo un testo d'esame, si capisce benissimo. È chiaro. Quando voi cominciate a leggerlo saltano fuori 12 milioni di domande. Dove io allora mi rendo conto, è vero, questa cosa qua si potrebbe capire in due modi, è ambigua, è normale. Ma non è che io non abbia riletto, però l'ho letto con la stessa testa di chi l'ha scritto. È inevitabile. E quindi deve essere possibile modificare questi requisiti. Con un processo rigido. Perché come dicevo la volta scorsa, il documento dei requisiti è qualcosa sotto cui mettono la firma, il committente e lo sviluppatore. Allora, non è che poi a un certo punto posso modificare, strappo una pagina perché non mi piace, no? Perché c'è un errore. Quindi deve essere possibile, con l'accordo di tutti, procedere delle modifiche. Modifiche che se precedono la fase di implementazione della funzionalità che viene descritta,
sono tutto sommato non indolori, perché cioè, sono sempre dolorose queste cose, ma facilmente assorbibili nel processo. Se invece devo modificare un requisito di cui c'è già il sistema fatto, chiaramente costa molto di più, perché devo buttare via dei pezzi e rifarne degli altri. Però questa è una questione di tempo, no? La cosa peggiore, ovviamente, il costo maggiore qual è? Se mi accorgo di una modifica in fase di test di accettazione, quando il prodotto è finito. Mi accorgo che c'è qualcosa che non va, ah, ma questo requisito in realtà doveva essere diverso. E vabbè, allora ricominciamo da capo. No? Però succede. Quindi cerchiamo di accorgercene prima. Quando è che un documento di requisiti è più facilmente modificabile? Ma quando è possibile toccare un pezzo senza toccare tutto il resto? La separazione dei requisiti è importante. Se i requisiti, come dicevamo, funzionali, sono indipendenti l'uno dall'altro, va bene, posso aggiungere uno, cancellare un altro, modificare un esistente, ma gli altri rimangono come sono. Quindi ho la possibilità di modificare una singola parte. Se invece ho tutto mescolato, tutto descritto insieme, diventa molto difficile toccare un pezzo senza, no, impattare tutto il resto. Quindi deve essere, diciamo, ciò che aiuta la modificabilità è la struttura del documento. Documento ordinato per pezzettini, per frasi, per titoletti, in modo che sia anche facile identificare dove è stato modificato, che cosa impatta e eventualmente quali parti del sistema dovranno essere modificate a seguito della modifica di un requisito. Qui ho parlato del processo di modifica in corso d'opera, no? Perché è quello che avviene normalmente, ma può anche esserci una parte di modifica tra la versione 1 e la versione 2, anzi questo è più normale. Dicevamo, io all'inizio faccio un documento di requisiti complessivo, poi pianifico la realizzazione delle prime 100 caratteristiche e la chiamo versione 1. Vado in produzione, a quel punto è opportuno andare a rivedere i requisiti che sono stati dati per eventualmente aggiungere, modificarli e aggiornarli. A bocce ferme. Un sistema in produzione, l'altro, la seconda fase non l'ho ancora iniziata. Quindi lì costa di meno, no? Modificarli, quindi è più facile, in certo senso, più leggero. Impatta di più invece modificare le specifiche di un processo di sviluppo che è già partito, per quello che ho preso come esempio prima, perché è quello che fa soffrire maggiormente. E quindi abbiamo un documento di requisiti che evolve. Evolve nel dettaglio ed evolve nel tempo. Un documento che parte da una descrizione generale e poi via via entra nello specifico. Ma quando entra più nello specifico non fa altro che riprendere cose che erano già state dette in generale e specificarle meglio. Di questo avevamo già parlando di tracciabilità. Quando ho un requisito di dettaglio è utile ricordarsi a quale requisito generale fa riferimento, da quale requisito più generale è disceso. E poi c'è invece il riferimento alla tracciabilità nel tempo. Io posso avere la versione 2 del documento dei requisiti, dove il requisito 3.18 è la versione modificata del requisito 3.11 che c'era nella versione 1. No? Andando avanti, le varie versioni dei documenti evolvono e devo riuscire a capire quell'informazione che c'era in una certa versione del documento, dove è andata a finire nelle versioni successive, se c'è ancora, se è stata cancellata, se è stata modificata. E poi ancora nel codice. Codice del sorgente, del sistema informativo, che quella funzione, quel modulo, quella pagina web è lì, esiste, non perché gli piaceva così allo sviluppatore, che quel mattino si è alzato e voleva far quello, ma è stato realizzato per soddisfare quel preciso requisito. Quindi, per dire, nei commenti del codice è bello vedere questa pagina, questa classe, questa interfaccia è riferimento requisito tal dei tali. Bastano 10 caratteri, eh? Non serve scrivere un poema. Riferimento, codice del requisito. E questo ci dà appunto questa tracciabilità che ci permette di, tra l'altro, agevolare moltissimo la fase di verifica finale.
perché a quel punto ogni elemento del sistema finito è direttamente collegato o collegabile a un requisito. Ecco, qui stiamo parlando di sistemi informativi in generale. Ci sono alcuni settori industriali dove questo requisito è fortissimo. No? C'era un collega di aerospaziale, del Dipartimento di Ingegneria Spaziale, che mi raccontava che da loro esistono degli strumenti apposta, cioè i requisiti non li scrivono in Word o in qualche altro programma di scrittura. Hanno dei programmi apposta in cui inseriscono paragrafo per paragrafo, fanno le modifiche e il programma tiene traccia di tutte le versioni, e poi nei disegni di sistema questi disegni sono collegati, sono inseriti all'interno dei documenti. Quindi un sistema di documentazione che inizia come requisito e poi va avanti come documentazione di progetto, no? Proprio perché anche a livello informatico tutte queste cose sono collegate. Quindi lì a un certo punto c'è quella vite, quel dado nell'ala dell'aereo, perché, e c'è tutto il ritorno all'indietro sui fogli, sui requisiti di varia natura. Pensiamo al bullone che avvita l'ala dell'aereo. Quello deve essere di determinate forme e dimensioni e messo in un certo punto, ma deve essere anche di certi tipi di materiali e certi tipi di tolleranze. Queste due cose sono scritte in punti diversi. Da una parte avrò dei requisiti sui materiali, dall'altra parte invece avrò dei disegni tecnici di montaggio. Adesso non riesco ad andare molto oltre perché non è il mio campo. Quindi nel prodotto finito, ogni singolo elemento del prodotto finito è un pochino la sintesi di requisiti che possono provenire da punti diversi. Quindi la tracciabilità non è solamente un albero qui vado via via in dettaglio, ma a un certo punto questi requisiti si incrociano tra di loro. Probabilmente se state scrivendo del software per la NASA avrete requisiti del genere anche, di tracciabilità. In altri campi non è un requisito di dominio di processo, ma è una qualità, no? L'abbiamo chiamato qualità queste, che ci permette di, ci aiuta, diciamo così, a gestire il processo di sviluppo. Quindi se preferite vedere il contrario, il contrario delle qualità sui requisiti sono i difetti, no? Quindi il contrario della completezza è l'incompletezza o l'omissione, il contrario della coerenza sono le contraddizioni o le incoerenze, no? Il contrario della chiarezza è l'ambiguità, fatti sbagliati, no? I fatti sbagliati, errati, sono più facili da inserire di quanto pensiamo. Spesso perché magari non conosciamo così bene come pensiamo di conoscere il dominio applicativo. Quando leggo questo mi viene sempre in mente, ci sono su internet, se cercate, degli elenchi di cose che i programmatori pensano e sono sbagliate. Ad esempio sui nomi o sulle date, no? Affermazione che a noi sembrano scontate, un nome, la persona ha un nome e un cognome, è falso, non è vero, no? Questo a parte che può avere nomi, più nomi e più cognomi, ma la distinzione tra nome e cognome non è valida in tutti gli stati, non è valida in tutto il mondo. Il fatto che il nome di una persona sia immutabile, cioè tu sei nato con quel nome e muori con quel nome lì. In altre culture non è così, per esempio le donne quando si sposano cambiano cognome, ma proprio anagraficamente. Oppure, un altro esempio classico, se voi vivete in Irlanda, voi avete un nome, un cognome che è scritto sia in inglese che in gaelico. Non hai il doppio nome, come Gian Paolo, no? È il tuo nome che si può scrivere in due modi diversi, sono entrambi legalmente validi. Se uno ci pensa, senza andare su culture ancora più distanti della nostra, in cui non saprei farvi degli esempi, no? Il fatto che il cognome si trasmetta per generazioni non è vero. Noi abbiamo molti studenti che arrivano io avevo dei dottorandi, ad esempio, che c'erano diverse in collaborazione col Pakistan, ad esempio, molti dottorandi pakistani, quando arrivano si iscrivono
e gli chiedono il nome e il cognome, ma non esiste, no? È un nome unico, e allora mettono a caso in qualche modo, infatti a volte li chiami in un modo, a volte li chiami in contrario, ma perché? Perché chi ha fatto i sistemi informativi non ha tenuto presente, no, dei fatti errati, delle cose che dai per scontate. Anche sulle cose di base, faccio esempio su queste perché sono plateali, sono cose di base e di solito si sbagliano. Altra cosa, un'affermazione sbagliata, ogni minuto è fatto di 60 secondi, l'abbiamo imparato quando avevamo 4 anni. Non è vero, non è vero, ogni tanto c'è un minuto di 61 secondi. Lo usano per sincronizzare gli orologi per il drift, perché l'anno non dura esattamente 365 giorni e un quarto, e quindi ogni tanto, così come c'è il giorno bisestile a cui siamo abituati, c'è anche un secondo extra che viene inserito una volta ogni qualche anno. Ma è tutto scritto, è tutto determinato, non ci sono sorprese, sai esattamente quando verrà inserito, ma non è vero che un minuto dura 60 secondi. No? E altre cose. Non è vero che dopo il martedì venga il mercoledì, ad esempio. Ci sono dei buchi nel calendario per cui certi giorni, certe settimane sono state cancellate perché il calendario era stato fatto, quando abbiamo introdotto il calendario gregoriano, abbiamo cancellato dei giorni, quindi il giorno successivo non era l'ipiunesimo e il giorno della settimana successiva. E così via, se li cercate questi elenchi ne trovate, c'è da piangere, ecco, alla complessità delle cose che riteniamo banali. Allora, figuriamoci se è una cosa banale come quanto dura un minuto o come ti chiami, tipicamente vengono fatte, espresse in modo sbagliato, un qualunque requisito del tipo, noi l'abbiamo già fatto questo errore, utente, nome, cognome, sbagliato, quello va bene per una categoria particolare di utenti, ma non in generale. Lo vedete tutti i giorni, quando cercate di registrarvi su un sito americano vi chiede in quale stato vivete, e vi fa l'elenco dei 50 stati americani. Ma scusa, però qualcuno ha pensato che con un numero di telefono vi chiedono un certo formato che è diverso dal nostro. Ce ne sono di esempi. E questi sono talmente sbagliati che sono talmente ovvi che non ti accorgi che siano sbagliati. Cioè, è una cosa che è talmente, sembra talmente ovvia che non la metti neppure in discussione. In realtà è sbagliato. Va bene, altre cose, questo è un pochino più subdolo. Nel documento dei requisiti rischio di mettere troppe informazioni. Ma mi hai detto che deve essere completo. Sì, completo come requisito, ma non mi devi fare la progettazione. Ricordiamo ancora una volta, a quale domanda risponde il documento dei requisiti? Che cosa? Che cosa deve fare il sistema? Non come, non come è realizzato, non come è fatto affinché possa realizzare queste cose. La scelta di come è realizzato la faccio nella fase di progettazione, non nella fase di specifica. Se io in un documento di requisiti dico, allora, questa funzione si svolgerà su tre videate diverse o su tre pagine web diverse, ho sbagliato. A meno che non sia proprio importante che sia tre, no? Pensate all'Amazon che ha brevettato il one click, il fatto che puoi acquistare con un click solo. Allora, quella lì è una caratteristica essenziale, importante, specifica, caratterizzante, l'hanno brevettata, per cui solo loro lo possono farle e così via. Ma altrimenti, se sono tre o due o quattro, lasciamolo decidere più avanti, quando avrò più informazioni. Vabbè. Non strutturate in modo errato, cioè le informazioni mescolate in modo non facilmente riconoscibile, o ridondante. La ridondanza di per sé non è un male assoluto. La ridondanza significa dire le cose più volte, la stessa cosa più volte. Ma se la dico in modo coerente non sto sbagliando.
se ti dico che da una parte il sistema è rosso e dall'altra parte il sistema è di una colorazione rossa, va bene, ho detto in due modi diversi, leggermente diversi, la stessa cosa in due punti diversi, no? Quindi di per sé non è un errore così grave, a patto che non porti a incongruenza. È un pochino grave perché ogni volta ci sia una ridondanza si innesta una potenziale fonte di ambiguità futura o di incoerenza futura, perché se a un certo punto decido che il sistema sarà verde e l'avevo scritto in due posti, devo andare a modificarlo in entrambi. Se lo modifico solo in uno dei due, ho fatto una modifica che sembrava lecita ma in realtà ha introdotto un'incoerenza. Quindi avere la stessa informazione in due posti diversi di per sé non è sbagliato, anzi da piccoli ci hanno insegnato che è bello, che è bene, no? Quando tu scrivi un testo, scrivi una relazione, le cose normalmente le dici tre volte, prima fai l'introduzione, poi la spiegazione, poi le conclusioni, in cui dici sempre le stesse cose o riprendi le stesse cose, ma va bene, è una buona, ma quello è un documento prosaico, ma anche tecnico, ma è prosa. Qui invece avere la stessa cosa detta in due punti è come quando uno lo vedo programmare e vedo che fa copia e incolla di porzioni di codice, no? E allora lì comincia già a drizzarmi il pelo e dire no, guarda che stai facendo qualcosa di sbagliato, perché stai mettendo in due punti diversi la stessa cosa, meglio pensaci meglio e riorganizzarlo in modo diverso. E lo stesso vale per questi requisiti. Quindi queste erano le qualità principali che si applicano in generale ai requisiti di qualunque natura, in particolare ai requisiti con, una, diciamo, con un'attenzione particolare ai requisiti funzionali. I requisiti funzionali sono quelli anche più facili da capire, no? La domanda diretta è che cosa fa il sistema. I requisiti non funzionali invece, proviamo a capirli un po' meglio. Avevamo detto, sono quelli che impongono dei vincoli aggiuntivi al funzionamento del sistema. Ad esempio, no, qui ci sono alcuni esempi, l'affidabilità, reliability. L'affidabilità è bastardissima. L'affidabilità significa che il sistema deve funzionare anche in presenza di guasti o malfunzionamenti. Io ho due sedi dell'azienda e le comunicazioni tra le due sedi devono essere affidabili. Cosa faccio? Beh, compro una linea internet, la collego tra le due. E cosa capita se quella linea oggi non funziona? E beh, allora avrò anche un ponte radio o avrò anche un collegamento 3G, in modo che il sistema deve poter tollerare dei malfunzionamenti ad uno dei suoi componenti senza bloccarsi tutto. Il sistema affidabile al 100% non esiste. Il sistema affidabile al 100% sarebbe un sistema in cui qualunque cosa si rompa lui continua a funzionare perfettamente. Alcuni sottosistemi possono essere resi affidabili al 100%, che ne so, i dischi, gli hard disk, ci sono i sistemi RAID per cui tu anziché avere un hard disk nei 2, nei 3, nei 4, i dati sono replicati sopra, su tutti, se se ne rompe uno, pazienza, devo comprare un altro, lo metto al suo posto, ma lo posso fare senza perdere neanche un bit, senza perdere neanche un file. Quindi alcuni sottosistemi possono essere resi affidabili per alcuni tipi di guasto. In realtà quello che si richiede con l'affidabilità non è mai il 100%, anche perché sarebbe, neanche la NASA non lo fa, ma si richiede che in caso di guasti di alcuni tipi il sistema continui a funzionare, come si dice, in modalità degradata.
cioè una certa cosa non la fa, o la fa più lenta, o la fa non così bene, ma la fa lo stesso. No? Esempio stupido, quando andate al bancomat è finita la carta per stamparvi lo scontrino, quindi è un guasto, un malfunzionamento, non ha un suo componente, o si è inceppata, no? Se è finita la carta è finita il suo cazzo, si è rotta, si è inceppata la macchinetta per stampare lo scontrino. Cosa vi dice il bancomat? Vi dice bancomat fuori servizio? Oppure vi dice attenzione, non è possibile stampare lo scontrino, se vuoi puoi procedere a fare l'altra operazione. Non potrai fare il saldo, lo vedi a video, se vuoi prelevare puoi prelevare e così via. Poi dite, ovvio, se voglio prelevare cosa mi serve lo scontrino? Ovvio, è un tubo. Nel momento in cui ho specificato il sistema, qualcuno ha pensato a tutte le cose che potevano andare storte e ha detto che cosa dovesse fare il sistema in quelle condizioni. Queste non sono funzionalità in più, sono modi con cui il sistema realizza le funzionalità esistenti. Requisiti non funzionali sono i requisiti di tempo, di prestazione, tempo di risposta. Quanto tempo ci mette a svolgere una determinata funzione? Massimo, ovviamente. Requisiti di capacità. Quanti gigabyte occupa? Quanto grandi sono i suoi database? Quanta larghezza di banda consuma nel lavorare, nel funzionare? Sono tutti vincoli che posso indicare all'inizio e si applicano al sistema nella sua interezza, no? Al sistema completo, finito. E questi sono la caratteristica, la tipologia principale di requisiti non funzionali, cioè vincoli che vengono messi sul sistema, sulle proprietà del sistema. A volte i requisiti non funzionali sono anche vincoli sul processo, cioè sulla modalità con cui il sistema è stato realizzato. Voglio che tu usi quel linguaggio, voglio che tu usi quel framework, voglio che tu usi quella metodologia di testing e così via. Quindi vanno verificati non tanto nel sistema finito quanto nel processo di sviluppo stesso. Uno dice, ma perché mi devi dire come devo lavorare? L'importante è che io ti consegni il sistema funzionante. E magari no, perché poi quel sistema che mi consegni lo devo poi integrare con altri sistemi che ho già in casa mia, quindi mi piacerebbe che fossero compatibili con i sistemi che ho già in casa. E quindi ti vincolo nelle modalità di realizzazione a una certa serie di criteri per poter magari integrarmi più facilmente. Però questi, se vogliamo, sono, non dico di minore importanza, ma meno evidenti. I requisiti non funzionali sono più critici di quelli funzionali per due motivi. Uno, beh, l'ho già ripetuto più volte, perché sono pervasivi. Quando dico tempo di risposta, sto dicendo tempo di risposta di tutte le pagine, di tutte le videate, di tutte le funzioni. Se anche solo una funzione, e non so quale, la devo trovare, la devo cercare, supera il tempo di risposta massimo specificato, il sistema non rispetta quel requisito. Punto. Tenete presente che in alcuni contesti questi requisiti non funzionali prendono il nome, sono indicati con la sigla SLA, no? Service Level Agreement, accordo sui livelli di servizio. Ce l'avete in tutti i contratti che avete in casa vostra, telefono, luce, acqua, eccetera, che vi dicono qual è la qualità del servizio che vi viene fornito. E quindi, che ne so, i tempi di risposta in caso di guasto, il tempo, l'energia minima garantita, la banda minima garantita, eccetera, eccetera. E se andate a leggere queste tabelline, in realtà non c'è mai scritto ti garantisco il minimo di 100, qualunque cosa sia, ma c'è scritto che nel 98% dei casi ti garantisco di non scendere sotto il 100, no? C'è un livello minimo garantito, ma non nel 100% dei casi. Cioè il numero, cosa corre sui ritardi dei treni, no?
un ritardo inferiore ai 5 minuti nel 99% dei casi. Poi quell'1% lì puoi anche aspettare 8 ore. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il modo in cui sono scritti questi requisiti non funzionali è pensato appositamente per prevedere anche degli eventi, diciamo, catastrofici o gravi. Perché se così non fosse, se io decidessi il sistema deve funzionare sempre e poi quel giorno c'è un blackout a livello nazionale, come è successo qualche volta, e io lì ho fregato perché ho scritto sempre. Ho scritto 24 ore su 24 e non il 99,5% del tempo. Quindi un requisito non funzionale, una proprietà del sistema, non è quasi mai soddisfacibile, o non riesco mai, quasi mai a garantire al 100% che ci sarà sempre, che sarà sempre soddisfatto. A livello di servizio di solito mi accontento di un pochino di meno. Se anche solo uno di questi requisiti non è soddisfatto, allora io posso dichiarare che il sistema non è a norma, non funziona, non è adatto. Adesso poi c'è requisito e requisito. Se un requisito è il sistema deve rispondere in 200 millisecondi e per una certa funzione risponde in 300, o quando ci sono tanti utenti risponde in 500, sì, possiamo andare a litigare, però il sistema continua a essere utilizzabile. Se il requisito non funzionale è il sistema deve essere utilizzabile da uno smartphone e se voi collegate con uno smartphone non riuscite a fare niente perché è fatto male, allora quello è un requisito, una riga di un requisito non funzionale che, non essendo soddisfatto, rende inutile tutto il sistema. Allora lì puoi arrabbiarti molto di più, no? Variano molto, ci sono cose veniali e cose molto gravi nei requisiti non funzionali. L'unica cosa comune è che ogni requisito non funzionale impatta, no, sull'intero sistema normalmente. Questi requisiti non funzionali a loro volta possono essere divisi nei primi che abbiamo pensato, i requisiti di prodotto, quindi come si comporta il sistema, ma possono anche comprendere dei requisiti organizzativi. Come il sistema informativo ha impatto sul personale, sul modo di lavorare, sulla produttività, sull'organizzazione del lavoro. Cosa banale, la formazione. Il nuovo sistema informativo richiede formazione quale? Quale livello di competenza serve per poterlo usare? Quello non è il requisito del prodotto, il prodotto fa le sue cose nel modo giusto. È requisito sul personale o sull'organizzazione, no, che sta dietro il personale che deve utilizzare il sistema. Oppure il fatto che alcune, dall'altro lato, io ho dei requisiti organizzativi che voglio imporre sul sistema. Ad esempio nella mia organizzazione ho degli orari rigidi, per cui a fine turno, quando c'è il cambio delle persone, i processi devono essere tutti chiusi. Quindi il sistema deve garantire che una determinata lavorazione venga chiusa tutte fino alla fine del turno per poi essere riaperte delle nuove all'inizio del turno successivo. Quindi una modalità organizzativa si riflette sul modo in cui il sistema deve gestire l'operazione. E così via. E poi ci sono sempre, ovviamente, li abbiamo chiamati prima, in alcuni casi anche requisiti di dominio o requisiti esterni, quelli che non sono negoziabili, non sono decidibili da noi, ma sono conseguenza dell'ambiente in cui operiamo, quindi quelli legislativi, normativi, se io devo costruire un sistema che faccia contabilità, ecco, devo, oppure che calcoli le tasse, devo ovviamente rispettare le norme di legge che specificano esattamente come devono essere fatte queste cose. Sono requisiti sul sistema, perché se non rispetto quelle norme il sistema è inutilizzabile, non serve, perché fa la cosa sbagliata, non è corretto, però non l'ho deciso io
esistono, sono esterne alla committenza. Io faccio un contratto con te per fare un sistema, ma ti dico, guarda che tu devi rispettare le leggi. O magari non te lo dico neanche, perché è quasi scontato che tu debba rispettare le leggi. Quindi è un'informazione che funge da vincolo sul sistema, tu devi tener conto nel momento in cui realizzi il sistema, ma è esterna al nostro contratto. Poi, se siamo bravi, la richiamiamo nel contratto, no? Lo discutiamo e ne teniamo conto. Ma se non ci andasse bene che l'articolo 27 della normativa dice una certa cosa, non ci possiamo far nulla. In questo senso è esterno, non dipende, non è negoziabile, non è modificabile in nessun modo. A differenza degli altri requisiti, non è modificabile da noi. Poiché arriva dall'esterno, però può essere modificabile, il che è peggio, dall'esterno, dal mondo esterno. Poi ti cambia la legge e tu devi aggiornare il sistema informativo. Pensavi di essere a posto per 10 anni, l'ho fatto, funziona bellissimo, il giorno dopo cambia IVA, mannaggia, e devi andare a mettere a mano tutto. In questo diagramma cerco di riassumere a grandi linee, no? Le varie tipologie di requisiti non funzionali. Sul prodotto, sull'organizzazione o derivanti dall'esterno. Solitamente i requisiti di prodotto, requisiti non funzionali sul prodotto, quindi le qualità intrinseche che il prodotto deve avere nello svolgere tutte le sue funzioni. Abbiamo già parlato dell'affidabilità, abbiamo accennato già all'efficienza, cioè il tempo o lo spazio che impiego a svolgere le operazioni, quindi risponde entro tot millisecondi e occupa meno di tot gigabyte. Altri due aspetti che non abbiamo, a cui non abbiamo ancora accennato, sono la portabilità e l'usabilità. Portabilità indica la qualità di un sistema di poter essere eseguito in ambienti diversi. Questa è ancora una definizione molto generale, vuol dire che lo stesso sistema informativo lo posso vedere sia su PC che su Mac, sia con Firefox che con Chrome, ad esempio, oppure sia su smartphone che su computer, oppure su sistemi operativi diversi, e così via. No? Mi dice qual è il range di dispositivi sui quali il sistema informativo può essere utilizzato. Lì dentro è compresa anche l'internazionalizzazione, cioè il fatto che sia in più lingue. E poi c'è l'elemento di usabilità, cioè quanto il sistema è facile da usare. Mi viene voglia di spaccare tutto ogni volta che lo uso? Oppure è quasi un piacere utilizzarlo, tanto è semplice, veloce, rapido e trovo le cose nel luogo in cui me lo aspettavo? Questa sembra quasi una qualità più sfuggente. In realtà è misurabile anche l'usabilità, no? Progettabile e misurabile, è una qualità importante. Devo dire che gli ultimi 20 anni in cui si è sviluppato il web, no? Le applicazioni web poi più recentemente i dispositivi mobili hanno fatto fare passi da gigante dal punto di vista dell'usabilità, che hanno colto ovviamente le aziende che lavorano in questo campo. Perché se tu crei un'applicazione mobile, un'applicazione web, e è difficile da usare, nessuno la usa. Fine. La gente cerca una diversa, cerca delle alternative. E quindi è una condizione necessaria per poter esistere, per poter essere sul mercato. Se invece tu fai un'applicazione intranet, da sportellista, che è del tutto inutilizzabile, pazienza, nel senso che le persone subiscono, chi la deve usare subisce, non è che può dire no, non la uso perché è complicata da usare, perché è lenta, perché è difficile, no, tu devi usarla, punto. Quindi c'è stata una separazione molto forte in termini di qualità dei prodotti, tra prodotti che arrivano agli utenti finali e prodotti che invece rimangono all'interno delle aziende. Ovviamente il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di rendere usabili anche i prodotti interni.
anche se questo non è molto, in molte aziende di consulenza non è nella loro cultura, non è nelle loro abitudini. Vabbè, tutto questo sul prodotto. Dicevo, i requisiti di organizzazione, quindi modalità di consegna, modalità di sviluppo, eventuali standard di riferimento e requisiti esterni, principalmente di tipo legislativo. Alcuni requisiti esterni possono derivare dall'interoperabilità, cioè il fatto che questo sistema, diciamo l'esempio sempre di sistemi finanziari, l'anno scorso hanno introdotto la fattura elettronica. Per la pubblica amministrazione la fatturazione avviene in modalità elettronica. Come? Da un lato con dei requisiti legislativi ben precisi, ci sono delle norme che ti dicono come deve avvenire questo processo, che caratteristiche deve avere, eccetera. E dall'altro ci sono dei sistemi informatici con cui devi interagire. C'è un sistema, in questo caso mi pare che si chiami il sistema di interscambio o qualcosa di questo genere, un sito a cui deve essere mandato un file in formato XML formattato in un certo modo che poi ti ritorna indietro validato. Quello non è una legge, ovviamente la legge non ti dice come è fatto il file XML, ma è un sistema con cui tu devi interoperare. Fai un sito di commercio elettronico, vuoi sopportare i pagamenti con carta di credito? E allora devi interoperare col sistema di pagamento che ti offre la Visa o la Mastercard. Quello è un requisito esterno, hanno deciso loro che le cose le devi fare così. E quindi sono vincoli che ti pongono loro dall'esterno, non di natura legislativa, ma semplicemente hai scelto di, o ti hanno imposto, oppure hai scelto di lavorare con quell'operatore e quindi devi sottostare ai suoi requisiti, alle sue specifiche aggiuntive. Ok, tutto questo, ma non vi tedio con i dettagli di questo, può sembrare una raccolta di informazioni di buon senso, in realtà è raccolto in una serie di norme ISO, che definiscono meglio. Se qualcuno è più maggiormente interessato a queste cose, può andarsi a cercare l'ISO 9126, parte 1, 2, 3, 4, sono 4 capitoli diversi, di cui quello più interessante è il parte 1, perché dà i concetti generali, poi gli altri invece entrano in dettaglio sulle varie tipologie di metriche di qualità, che parla proprio di, il titolo è Software Product Quality Requirements and Evaluation, cioè quali sono i requisiti di qualità, cioè noi li abbiamo chiamati non funzionali o di qualità o qualitativi, la stessa cosa, dei prodotti software, requisiti e valutazione. Quindi in quelle norme trovate anche come fare a fare la valutazione, quali sono i criteri o le altre norme di riferimento per valutare ciascun singolo requisito di questa famiglia, no? Dei requisiti di qualità o non funzionali. Le norme ISO, voi sapete, non sono disponibili online, perché l'ISO le vende, ma si trovano. E con questo, incitazione al furto, facciamo un intervallo e poi riprendiamo